La messa in opera della Torre Eiffel fu assai laboriosa. Furono assemblati ben 18.038 pezzi di ferro forgiato e 2 milioni e mezzo di rivetti inseriti a caldo e nessun elemento saldato. Non fu una scelta tecnica, il motivo è che a quel tempo non esistevano ancora né bulloni ad alta resistenza né la saldatura moderna. Qualche anno più tardi le cose sarebbero andate diversamente, perché già nel 1901 iniziò a diffondersi la saldatura ossiacetilenica, dove il calore veniva fornito dall'acetilene miscelato con ossigeno che fondevano una bacchetta di metallo. Era finita per questa funzione l'era millenaria della forgia, del carbone e dell'incudine. Il progresso tecnologico fa passi da gigante e solo pochi anni dopo, grazie ai generatori elettrici diventati sufficientemente potenti, il calore per la fusione del ferro poteva essere fornito da un arco elettrico. Era finalmente nata anche la saldatura elettrica. Nel settore dell'arredamento non succede nulla di nuovo fino al 1925, quando nasce la prima sedia in tubo di ferro piegato e saldato. Fino ad allora questi tubi erano già stati usati con eccellenti risultati per la costruzione della bicicletta Adler. La possibilità di lavorare il tubo liberò la creatività dei designer e diede inizio all'era delle sedie leggere, versatili ed economiche. Nel prossimo video l'evoluzione della saldatura nel settore dell'arredamento fino alla saldatura invisibile.